Il neotecnico del Pescara Gianluca Grassadonia, che ha sostituito Roberto Breda dopo l'ultima sconfitta in casa contro il Venezia per 2-0, ha svolto ieri, state vedendo alcune immagini, il primo allenamento a Città Sant'Angelo. Il quasi 49enne allenatore di Salerno è stato da giocatore allievo di Zeman a Foggia e di Rossi a Salerno. È convinto assertore del 4-3-3, ma ha anche giocato con il 3-5-2. Come Breda si affiderà alla difesa a 3, l'obiettivo è dare un'interpretazione più offensiva alla squadra. Venerdì prossimo, 19 febbraio alle 21, ci sarà il debutto di Grassadonia da allenatore del Delfino sul campo del Frosinone. E noi a tale proposito sentiamo proprio le prime parole del neotecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia. Stimoli grandissimi, è una grandissima opportunità, ci sono tutti i margini per poter riprendersi da un momento difficile e cercheremo di fare il massimo. Conosce la situazione di classifica, quali sono le prime nozioni, le prime ricette per cercare di passare il momento? Ma lavoro, il conoscersi, il cercare di cambiare un attimino questo momento negativo, ritrovare certamente autostima e grande convinzione, perché questa è una squadra che ha dei valori importanti. Accanto a sé ritroverà due personaggi molto, due bandiere del Pescara, Sansovini e Ugo Campagnaro, è un assetto tattico abbastanza importante. Quali sono le sue prime punti di vista? Ma sono certamente personaggi importanti, compagni di avventura, non ci sono solo loro, c'è anche un altro staff, voglio dire altre persone che renderanno questo lavoro migliore, e cercheremo, come ho detto prima, tutti insieme di fare il massimo per il Pescara. Quindi non ha spaventa la situazione di classifica. Ma assolutamente, bisogna lavorare, crederci, il campionato di Serie B è un campionato che non finisce mai, certamente ritrovare grande entusiasmo e, ripeto, convinzione, perché questa è una squadra che ha valori molto importanti.